Ciao Bad Comics, oggi parliamo di un titolo che attendevo moltissimo in Italia. L'edizione italiana di questa serie Image Comics ci è proposta da Bao Publishing, casa editrice milanese che ci ha portato in Italia. Tokyo Ghost, serie appunto Image, firmata da un team creativo a mio giudizio davvero eccezionale, ossia Rick Remender ai testi e Sean Gordon Murphy ai disegni, due autori che se avete visto o letto qualche recensione o video recensione precedente, sapete quanto io apprezzi. Si tratta di una storia al formicotone, piena d'azione, con un sottobosco fantascientifico, però anche distopico e futuristico. Quindi abbiamo a che fare con un tema, anche se vogliamo, abbastanza inflazionato, sia quello della distopia futura, che diciamo che il cinema di fantascienza, il fumetto di fantascienza, la narrativa di fantascienza hanno molto a cuore, il che da un lato vuol dire che c'è terreno fertile, c'è tanto di cui raccontare, dall'altro però si rischia di sfociare sempre nella banalità o nel già visto. In questo caso no, è una serie, ripeto, che avevo già pregustato in originale e che mi piacque sin dal principio. E di cosa parla? Di cosa parla? Immaginate un futuro lontano ma anche vicino, perché siamo nel 2089, siamo a Los Angeles, che si chiama New Los Angeles, è diventato un conglomerato di un vero e proprio stato nelle mani di padroni senza scrupoli, in un mondo che è sempre più dipendente dalla tecnologia, ma non dipendente nel modo in cui lo siamo noi, e già qui molto spesso si può parlare di dipendenza, ma questo concetto dell'uomo che vive in funzione della tecnologia viene portato all'estremo, davvero all'estremo, perciò parliamo di distopia, in maniera forse anche troppo estrema, in maniera tale che possa sembrare forzato. In questo mondo che è nelle mani di chi ovviamente detiene la tecnologia, perché il potere si è spostato, il potere non è più nelle mani della politica, ma la politica è anche al servizio della tecnologia. Quindi i signori di questa realtà sono quelli che magari detengono i media, hanno il potere sui media, su internet, che propongono appunto sempre intrattenimento all'essere umano che ne viene assuefatto, che diventa appunto dipendente e perde di fatto il suo libero arbitrio, la sua capacità di vivere e sopravvivere, di affermarsi nel mondo. In questo mondo però ci sono anche dei ribelli che sono gli hacker in sostanza, quelli che cercano di minare la tecnologia, di toglierla al controllo dei signori, ma diventano anche loro dei criminali in sostanza. È un mondo in cui è difficile trovare i buoni, è difficile, molto difficile. Per salvaguardare però l'equilibrio, lo status quo imposto che fa comodo praticamente a tutti, perché da un lato abbiamo chi comanda, i pochi che comandano, dall'altro abbiamo coloro che vengono comandati, ma che sono così schiavi di questa realtà che non è più realtà, vivono in una realtà virtuale e perdono contatto con la realtà fuori da loro. E quindi anche loro sono dipendenti di tutto questo e non vogliono che questa situazione venga cambiata. Per salvaguardare l'equilibrio che si è imposto negli anni, immaginate il mondo di Wall-E. Avete presente il lungometraggio in animazione della Disney? E mischiatelo con quel tipo di distopia grottesca, bizzarra, anche molto autoriale, se vogliamo, di Blade Runner. Quindi abbiamo un mondo folle, un mondo senza, dal nostro punto di vista, senza controllo, ma in realtà il controllo è fortemente esercitato attraverso appunto la tecnologia, attraverso la rete, attraverso ciò che è virale. A salvaguardare questo equilibrio ci sono degli agenti che sono anche loro in un certo senso schiavi, che quindi sono assoggettati a questo tipo di dipendenza e vengono alimentati attraverso questa tecnologia, come lo vedrete, e devono combattere contro questi hacker, questi nemici che vogliono cambiare le carte in tavola. I protagonisti della storia sono due, li leggo, anche se me li ricordo perché sono i nomi abbastanza difficili da pronunciare. Sono due agenti, sono due partner, stanno insieme, un uomo e una donna, si chiamano Led Dent e Debbie DK. Led è un uomo che è caduto completamente schiavo della tecnologia, mentre Debbie è una straight edge,
edge, per così dirci, per così dire. È una donna che riesce a fare a meno della tecnologia, sia interna che esterna, però è legata al suo compagno e quindi lo segue. Lo segue, quindi sono due facce di una medaglia, un uomo schiavo della tecnologia che gli dà anche potere e che lo distrae, che gli fa perdere la percezione della realtà e che lo rende anche un superuomo, una specie di Robocop, e una donna che invece vede il mondo per quello che è, ma non ha ancora la forza di ribellarsi all'ordine prestabilito perché ama il suo uomo che è vittima e dipendente del sistema. Una situazione assai complessa che può cambiare nel momento in cui i due agenti vengono mandati dal loro signore e padrone a Tokyo. Perché a Tokyo? Cosa c'è di diverso a Tokyo? Tokyo sembra essere l'unica regione del mondo, di questo mondo futuristico e distopico, che ha rinunciato alla tecnologia, che ha perso questa dipendenza dalla tecnologia. Come? A Tokyo è avvolta da una barriera a EMP, EMP, gli impulsi elettromagnetici in grado di spegnere qualsiasi dispositivo tecnologico, e quindi si è creata nel tempo a Tokyo una realtà diversa, una realtà che vive in equilibrio con la natura del mondo, e questo equilibrio è molto benefico, gli abitanti di Tokyo ne traggono giovamento e si devono difendere però dalle minacce che vengono dal mondo esterno, perché il mondo esterno nel frattempo ha depauperato ogni tipo di risorsa, ha distrutto la natura, e quindi Tokyo diventa una preda molto ambita, perché nel momento in cui si riesce a conquistare Tokyo, però per conquistare Tokyo bisogna riuscire a distruggere questa barriera a impulsi, EMP, si può fare razzia, si può conquistare, si può prendere ciò che Tokyo ha per cercare di far sopravvivere un po' più a lungo questo mondo folle. Quindi i due agenti protagonisti vengono mandati con questa, hanno questa missione, devono riuscire ad abbattere la barriera che protegge Tokyo, però qualcosa cambierà perché Debbie, la donna di questa coppia, trova a Tokyo il mondo che ha sempre desiderato, la possibilità di vivere una vita normale e di liberare il suo uomo da questo giogo virtuale. Ci riuscirà? Non sarà facile. Pensate quanto si possa essere dipendenti, quanto lo siamo noi. Pensate se perdete il cellulare, pensate se non avete traffico perché lo esaurite e siete là fuori. Pensate di non potervi connettere ai social, pensate di non potervi connettere a WhatsApp. Non è facile. Ci sentiamo già persi oggi, in un certo senso. Chi più, chi meno, ovviamente. Ammetto che per me per primo trovarmi isolato dalla rete diventa difficile, un po' perché con la rete ci lavoro, ma anche nei miei giorni pochi di pausa, per sentire gli amici, per sentire la mia ragazza o per coordinare qualsiasi cosa, molto spesso faccio, appunto riferimento alla tecnologia. Quindi è molto interessante il tema trattato. Può sembrare anche una macchietta, può sembrare anche qualcosa di vabbè, non ci vuole niente a raccontare questa cosa, però in realtà da questo concetto basilare, anche abbastanza semplice, i due autori sviluppano una trama complessa che mette contro due mondi in senso letterale, ma anche i due mondi che si trovano dentro questa coppia che si ama, ma però ma però non si dice, però viene costantemente divisa, separata da questa differenza ontologica, questo diverso approccio alla vita. Si scopre anche come questi ragazzi sono conosciuti, che tipo di situazioni hanno vissuto, eccetera, eccetera. Serie interessantissima, anche perché il primo arco narrativo sarà molto breve, sarà in due volumi. Il primo arco narrativo poi rovescia tutto in un certo senso, finisce in maniera inaspettata e diciamo le cose esploderanno anche letteralmente nel secondo volume, del quale vi parleremo nel momento in cui sarà pubblicato in Italia. Ora, i due autori, Remender e Murphy, sono fra i più amati e odiati nel panorama americano. E su questa cosa ci scherzano pure. C'è un momento in cui sugli schermi appare Remender fa schifo a scrivere, Sean Gordon Murphy non sa disegnare, quindi si ironizzano su se stessi e sulle tante critiche che gli piovono. È una serie che ha fatto discutere. Personalmente a me è piaciuta perché? Perché Remender è un genio folle ormai. Secondo me, ve l'ho già detto, deve essere una persona interessantissima da intervistare, da conoscere, perché ha un vero disagio col mondo, con questo mondo pazzo, con questo mondo che è molto lontano da lui, col quale non riesce a sincronizzarsi sin da quando era ragazzino, evidentemente, se
prendete per esempio Deadly Class, e quindi crea queste distopie, crea questi mondi folli, come anche quello di Black Science, futuristici, immagina che il mondo potrà solo andare alla deriva sempre di più e sempre di più, e così secondo me si sfoga anche, e quindi butta dentro tutta questa rabbia che ha nei confronti della realtà là fuori. Poi c'è Sean Gordon Murphy, un artista unico. Può piacere o meno, ma è unico, che ha questo stile incredibile, ipercinetico, davvero spigoloso, grezzo, sporco, e fa questi design di queste macchine, queste moto, motociclette, queste macchine futuristiche, l'ha fatto in The Wake, l'ha fatto in Punk Rock Jesus, e qua ritorna. C'è molto, come in termini di design del mondo, sì, c'è molto di simile a The Wake, la seconda parte della serie The Wake, della Vertigo, scritta da Scott Snyder, disegnata appunto da Murphy, e sono molto belli i disegni, ci sono dei landscape paurosi, è bello notare il contrasto in termini di design tra il mondo tecnologico dell'Occidente, dell'America, e il mondo che ha rinunciato alla tecnologia, e che è rinato, immerso nella natura, con tutto lo stile giapponese di Tokyo. E quindi è una serie che parla di contrasti, una serie che parla di differenze, di scontri tra mondi. Davvero, davvero interessante. La sto amando, la sto apprezzando tantissimo. Speravo, non vedevo l'ora che venisse pubblicata in Italia. Il formato, come vedete, è quello di saga, delle serie americane, BAO, non è il cartonato che stanno utilizzando adesso per Descender o Paper Girls o The Wicked and the Divine. È un formato leggibile, comodo da portare, molto leggero, la carta è buona, la stampa è ottima, come sempre con BAO. Penalizza un po', sì, alcune pagine perché ci sono molti dialoghi, nonostante sia una serie al formicotone, molto, molto rapida, però allo stesso tempo ha dei momenti in cui rallenta bruscamente perché deve fornire informazioni. Quindi ci sono pagine davvero piene di balloon che vengono un po' penalizzate dal formato un po' ridotto, oggettivamente, però diciamo che è un limite accettabilissimo se poi abbiamo double splash page come questa, che rendono benissimo in questo formato. Colori di Omnisworth, molto bravo lui, sa limitare al meglio quelli che possono essere i limiti del disegno di Murphy, rendendoli ancora più tridimensionali. Quindi in sostanza è una serie davvero originale, che mischia passato a futuro, che mischia tecnologia a tutto ciò che non è tecnologia, al mondo, alla natura, così com'è, e tutto si gioca nel gioco di forze tra questi due partner, chi vincerà, chi avrà la meglio, e in funzione di chi vince, le cose andranno in un modo o nell'altro, potenzialmente anche per questo mondo. Tokyo Ghost, volume 1, ciao Webcomics!